tempi certi e continuità assistenziale garantita per i pazienti che necessitano dei dispositivi ortoprotesici. Lo prevede il decreto firmato dall'assessore regionale alla salute Razza, che dopo 10 anni ammoderna il settore della protesica, consentendo alle aziende specializzate di erogare più velocemente le prestazioni di assistenza, ricomprese nei LEA, livelli essenziali di assistenza, in favore degli assistiti del servizio sanitario regionale. Una buona notizia, certamente. Di contro, le parrucchie per i pazienti oncologici sotto chemioterapia, benché siano considerate dal Sistema Sanitario Nazionale al pari di una protesi, non sono inserite nei livelli essenziali di assistenza. Alcune regioni hanno adottato provvedimenti specifici, in Sicilia invece l'intero costo resta a carico del paziente. Da qui l'iniziativa della LILT Trapani, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Questo punto di vista è un po' carente perché è una delle poche regioni in Italia che non fornisce questo presidio gratuitamente alle donne, quindi diciamo, c'è l'acquisto di questo presidio, di questa protesi, come la vogliamo chiamare, di questo impianto, che poi però nel nostro progetto deve essere sicuramente riciclato, riorganizzato e ridonato a un'altra donna per lo stesso bisogno. L'idea del progetto che ho realizzato comunque mette a disposizione 6 parrucche, comunque andremo a donare alle signore, diciamo, bisognose della provincia. E che comunque ovviamente, perché come si è detto, non c'è, la Sicilia non ha dei rimborsi che danno a chi ha queste problematiche.